siamo all'Ortica con Damiano Pergolis di Billboard Boot Festival per parlare di Segno Sonico. Segno Sonico è un progetto che è nato in collaborazione con il Billboard Boot Festival di fumetto e il Bologna Jet Festival. È stato un laboratorio di 5 giorni con ragazzi del Liceo Artistico Arcangeli e dell'Accademia di Belle Arti per quanto riguarda l'aspetto dei disegni, l'aspetto grafico, e con il Liceo Lucio Dalla, è un liceo musicale di Bologna, e con il Conservatorio Martini. E abbiamo formato questi due gruppi di disegnatori e di musicisti, 12 e 12, guidati da una parte per i musicisti da Pasquale Mirra, che è un musicista, e dalla parte dei disegni da Stefano Ricci, che è un disegnatore fumettista. E l'idea è quella di lavorare sull'improvvisazione, in cui i due linguaggi si influenzassero a vicenda. Dopo i 5 giorni di laboratorio che abbiamo fatto al Centro Didattica delle Arti, uno spazio del Liceo Arcangeli, abbiamo fatto una prova aperta performance concerto all'Auditorium Unipoli il 19 novembre. È stata un'esperienza che mi ha veramente formato nel corso della settimana. Inizialmente con questo progetto mi aspettavo di avere difficoltà dal punto di vista di lavorare, disegnare e, con la musica. Era qualcosa che non avevo mai provato a fare. Ha cambiato molto il mio modo di approcciare il disegno, perché disegnare quando c'è della musica sotto, della musica dal vivo, che riesce a prenderti anche proprio fisicamente, non ti permette di pensare a una progettazione del disegno, è proprio un'improvvisazione. Infatti mi sono resa conto che quando mi approcciavo al foglio bianco pensando adesso che cosa posso disegnare, non riuscivo a venirne fuori. Mentre semplicemente appoggiando il pennello al foglio e lasciandomi guidare dalla musica, dal flusso e anche dall'energia della sala, iniziava comunque a crearsi da solo il disegno. E l'ho trovata una cosa molto molto interessante e che spero di riuscire a lavorarci su anche al di fuori di questo progetto. È stato un progetto che ha sviluppato tantissimo la mia comprensione del disegno, del progetto e di come si può sviluppare, di tutte le maniere che si possono andare a analizzare, e questo magari in un processo velocissimo di elaborazione. Sono stati 5 giorni veramente molto, molto intensi, dove il lavorare, il pensare al disegno era tanto in relazione con la musica quanto in relazione con quelli che sono i propri limiti di disegnatore. La mostra, parte del circuito off di Billboard Bull 2017, verrà inaugurata giovedì 23 novembre alle 18 e sarà visitabile fino al 15 gennaio.